Ciao a tutti! Ciao! Eccoci qua, cosa prepariamo? Oggi prepariamo una cosa leggera, breve breve da fare e squisita. È È buonissimo, ovvero buonissima. le pizzette Pizzette di di melanzane. melanzane. Troppo buone, eccolo qua, a Molignano. Pochissimo però, Olio extravergine d'oliva Olio sempre. extravergine d'oliva. E mettetelo sul fuoco. Già, Sì, direttamente. così. Oh, che praticità. Tagliate le melanzane, guardate, un centimetro e mezzo, 2 cm. Ok, Belle perfetto. doppie, eh? Vedete, guardate. Vi voglio far vedere, guardate, doppie. E Belle. le buttate nel ruoto. Ah, così, Così semplice. le mettete nel ruoto. Ah, ecco. Questo tipo di melanzana è la violetta, questa Melanzane, melanzana, ripeto. non è più dolce, non è amara. Ah, ecco, quindi è più adatta per questa ricetta. Comunque, ragazze, questa è una cosa troppo buona. Potete fare come contorno, potete fare come antipasto, potete fare veramente troppo sfiziosa ed è buonissima e anche molto leggera, perché alla fine vi state mangiando melanzane, però è un modo diverso di mangiare le melanzane, insomma, veramente buono. Ed è soprattutto veloce perché a noi ci piace ambressa ambressa la praticità, no? È veloce, quindi molto semplice da fare. Andiamo con queste pizzette. Eccole qua le nostre pizzettine. Ecco qua, quanto tempo così, Paki? 5 minuti. 5 Sì, minuti? sì. Ok. Non fatele bruciate, giusto giusto, vedete, Ah, giusto un giusto un attimino poco. proprio, ok. Giusto per non mettere il pomodoro sulla melanzana cruda. Ok. Sono pronte e vediamo. Vediamo, vediamo, Sì, tutti in vedete come diretta. devono essere, Ah, giusto giusto un ecco. poco. Si qua questo minimo di Per non crosticina. Ah, mettere, vedete? ok. Per non mettere il pomodoro sulla melanzana cruda. Ah, ecco, quindi Melanzana vabbè. cruda. Occorre perdere insomma questi 5 minuti e poi adesso li andiamo subito a condire. Allora, salate il sugo. Che hai messo la passata bio? Sì. Un Con il sale dentro? po' di sale. Ah, ok, giusto un po' di sale per salarlo. Eccola qua, grazie Rosy dalla regia. Eccola qua. Polpa di pomodoro, alce nero, abbiamo usato questa qua bio. Un Vai! cucchiaino per melanzane, due Ah, ecco cucchiaini, va? qua. Quando la vada prendono forma le nostre pizzette, troppo Sì, ma è carine. vero, è bravo, è proprio la frase giusta, cioè, prendono Prendono forma le forma. nostre Guarda, pizzette. troppo belline. A me proprio piacciono assai. Non Veramente, c'è, veramente papà, fa buone. quelle pizzette. Fai le pizzette di melanzane, sono buonissime. Le condiamo in due modi, Wow, Paki! vegano e non vegano. Yeah, Paki, Allora, bravo! vegano ci mettiamo l'origano, Ah, origano fresco! e questo è l'origano del mio orticello, è origano questo, è l'origano, Fammi senti sentire! l'odore? Wow, troppo bello! Vorrei far sentire l'odore, è troppo bello veramente! Però diciamolo, se le ragazze non hanno questo, quello secco va Va bene, bene lo no? stesso, sì, va Ok, bene, noi va siamo per bene. darci un tono. Eh sì, però anche quello secco va benissimo, preoccupate. E poi dall'altro E lato poi, invece ci mettiamo. e se è un po' di basilico, Ah, il anche basilico sempre ci vuole, perché pure basilico. coppa pizza ci sono La stessa basilico, roba, la pizza marinara la chiamiamo quindi. È noi. vero, una pizza marinara, quindi anche basilico. Invece l'altra ci facciamo un poco di formaggio, Ok. il Grazie già. non vegano, un Parmigiano. poco di basilico, Anche qua vabbè, quello è basilico. basilico, come la pizza margherita, no? Il Perfetto. basilico vigorosamente non si taglia col coltello, Con le mani. Fate i cattivi. diventa amaro. Provo la secca. O Wow. formaggio filante, una cosa qualunque. Una cosa, tanto ne ce ne vuole talmente poco. Sì, un pezzettino Giusto proprio così. per. Sì. Ne mettiamo uno sull'aceto, ecco qua.
E abbiamo fatto la nostra pizzettina. Guardate come sono belle, dite la verità. E sono buone, ragazze, le dovete provare. Sono veramente squisite. Vegane, non vegane. Sono buone tutte e due, sia vegane che non vegane. Ah, è un filino d'olio, ce lo vogliamo mettere. Un filino d'olio, ma poco. Ma poco, un goccio, guardate così. Soprattutto qua perché non c'è la provola, quindi specialmente... qua pochissimo, ma qua perché già c'è il condimento. Ok, vedete com'è bello su cappello, andiamo a infornare, andiamo. Torniamo, Pachi, quanto tempo devono cuocere? Giù, 10 minuti. A terra le metti? Sì, a terra. 10 minuti e poi le alzi un po' sopra? No, no, no. Ah, quando, solo sotto? Già sopra, sotto, la melanzana già è cotta, hai capito com'è? Si deve sciogliere solo. Ah, solo, ecco, quindi mettetele a terra che si cuocere solo dietro, giustamente. Ok. Ciao Pachi, a fra poco, ciao. Non vedo l'ora di mangiarle, le adoro. Ciao. Melanzane, guarda come sono carine. Troppo belline, vero Pachi? Sono belle e buone. Belle, buone, belle, genuine. Belle squisite. Ecco le nostre pizzettine, sono belle. Guarda, le posso assaggiare una, scusa. Certo, Pachi, dai, assaggio, L'hai fatto? L'hai fatto, puoi assaggiare, giustamente. Facciamo vedere come sono, dai. Una non vegana. Tutte e due le sta già. Squisita. Squisita. E una vegana. Perfetto. Vediamo la vegana se è altrettanto. Buona. Sono buonissime. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se avete altre idee, volete delle richieste, chiedetecele nei commenti che noi vi accontentiamo. È vero Pachito? Sì, ma qua mi dovete fare i complimenti perché questi sono veramente buoni. Fate le foto e taggateci su Instagram. Vi mandiamo un bacio. Iscrivetevi, raccomando, al nostro canale. Mettetevi piace se vi è piaciuto il video. E basta un commentino se volete. Noi vi mandiamo un bacio. Ciao. Grande. Ciao. Ciao. Ciao.